Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti in un altro video recensione di prodotti di make-up. Oggi vi voglio recensire dei prodotti per la base che ho utilizzato e che sto utilizzando nell'ultimo periodo. Di norma quando provo e poi vi recensisco un prodotto per la base, quindi un fondotinta, strutturo il video in modo un pochino diverso. Purtroppo questo video non può essere strutturato in questo modo, quindi con le varie prove registrate, eccetera, perché tre sono sì fondotinta, comunque BB cream, ma in sample, e l'ultimo è una BB cream che di norma io almeno, visto che è una crema molto molto leggera, in velocità la metto su con le mani come se fosse una semplice crema idratante. Quindi questo video recensione per la base sarà strutturato come un video di recensione classico, quindi più prodotti. Allora, partiamo dai sample. Vi recensisco questo sample della Puro Bio Sublime BB Cream. Questo è un campione, io ho fatto un ordine su Eccoverde, quindi ne ho avuto l'opportunità di provarlo. L'avevo nella colorazione 02, quindi una colorazione perfetta per il mio incarnato inizio estate, diciamo, e mi è piaciuto molto. È una BB cream leggera, non si sente, non si è sciolta con il caldo, ha resistito alla mascherina, mi ha uniformato l'incarnato. L'unica pecca, se la possiamo chiamare così, io ovviamente in estate con tua mascherina ovviamente sudo tantissimo proprio questo triangolo, e purtroppo questo tipo di prodotto andava subito a formare goccioline, si scioglieva proprio alle alette del naso, non ha resistito per niente. Però fronte, anche se era sudata, stava benissimo, guance con la mascherina non lasciavano segni, solo le alette del naso, la parte ovviamente un pochino più grassa del mio naso, quindi io lo sapevo, cercavo di ogni tanto con una veletta di andare ad assorbire un po' l'eccesso, però questa cosa non ha aiutato il prodotto a rimanere sul mio naso per troppe ore. Però per il resto mi sentivo veramente a posto, non avevo la pelle soffocata dal prodotto, mi è piaciuto tantissimo. Di contro, altro sample prodotto di Diego Dalla Palma. Questo è un fondotinta, si chiama Non Transfer Long Lasting Stay On Me. È un fondotinta resistente all'acqua a lunga tenuta. Io ce l'avevo in colorazione N264, molto simile al mio incarnato, diciamo un mezzo tono forse più scuro rispetto alla me abbronzata, però sfumato bene, non dava lo stacco netto con il collo viso, le orecchie non avevo bisogno di sfumarlo neanche vicino alle orecchie, veramente stava bene. Io speravo in un non transfer ottimo per il periodo estivo, ragazze, niente. Tutto il prodotto che avevo sul naso con la mascherina, a messa la mascherina, il mio prodotto, il mio fondotinta trasferito sulla mascherina, cioè se è un no transfer resistente all'acqua, no. Sudavo sulla fronte, io specie in queste due zone qua sudo abbastanza, una volta mi sono trovata le goccioline colorate, no ti prego, ho pensato forse ho messo troppi prodotti sotto, visto che comunque faccio una base di idratazione impegnativa, cioè nel senso che metto la crema viso, l'SPF, poi a volte metto anche la base, il primer viso. Ho pensato forse non ce la può fare. Una sola volta ho provato, anche se questo non ha un SPF, quindi l'ho messo di sera, a non utilizzare una crema sotto, quindi solo il contorno occhi e poi direttamente questo. Peggio, peggio che andare di notte proprio. No, non mi è piaciuto per niente. No. Se Diego Dalla Palma, se mi dici che sei resistente all'acqua, io mi devo fare un tuffo a mare e il fondotinta deve rimanere là. Oh. Mi sono arrabbiata. Con questo mi sono arrabbiata. Altro sample di Collistar, questo è il fondotinta unico e senza universale di bellezza SPF 15. Ce l'avevo in colorazione N2 vaniglia, che come i precedenti compari,
andava molto bene per il mio incarnato. Adoro il sample di Collister, c'è tutta la spiegazione, dietro c'è tutto il range colori, veramente fatto in modo perfetto. Molto molto carino. Allora, un esclusivo fondotinta che avvalendosi degli stessi principi attivi del siero unico, risveglia il potenziale di giovinezza della pelle di ogni donna, garantendo una globale e completa azione anti-età. La sua texture effetto cushion dà la coprenza modulabile ed è vero, minimizza imperfezioni e piccole rughe, garantendo un effetto radioso e naturale. Contiene due estratti di ginseng energizzanti, estratto di ibisco antietà e filtri UVB protettivi. Il fondotinta unico è un vero e proprio fondotinta trattamento universale, ideale a tutte le età, adatto a ogni tipo di pelle, perfetto per tutti gli incarnati. Efficacia testata, risultati già visibili, vabbè, da delle statistiche, ad esempio il 100% in 7 giorni, pelle più idratata e levigata, pelle più radiosa e luminosa, uniforme e giovane, vabbè. Allora, mi è piaciuto questo prodotto perché, anche essendo un fondotinta, è leggero. Non è risultato pesante durante l'estate, mi ha regalato un incarnato uniforme, facile da sfumare anche semplicemente con le mani, mi ha coperto, io ho due macchie rompiscatole qua che diciamo ora si iniziano a già rivedere anche se sono coperte, e quando prendo troppo sole, anche se coperta, ho due macchie dove di norma io non ho baffetti perché non ho mai fatto baffetti in vita mia, ma mi sono uscite due macchie ormonali sul labbro. E poi vabbè, ognuno di noi ha i propri brufoletti delle mascherine, che è questo qua, questo è anche da preciclo. Comunque, questo tipo di fondotinta mi ha coperto e uniformato l'incarnato in modo perfetto, non si è andato stampando sulle mascherine, è rimasto lì, è stato ben assorbito dalla mia pelle. Mi è piaciuto anche come effetto di idratazione alla pelle, veramente un ottimo ottimo fondotinta. Collister mi sei piaciuta, veramente non so più che cosa dire se non consigliarvelo, non so neanche il prezzo, ma è ottimo. Ultimo prodotto per questo video, ed è la base che sto utilizzando in questo periodo e che vedete sul mio viso ora, è una BB cream, la BB cream della Botanica Naturalmente. L'ho presa in colorazione medio chiara, illumina, nutre e compatta, antietà idratante con olio di mandorle e burro di karité, SPF 15. Un'emulsione che si fonde dolcemente sulla pelle per un immediato effetto bellezza. Speciali pigmenti rendono l'epidermide più omogenea e luminosa, mentre il burro di karité bio e l'olio di mandorle dolci bio donano idratazione, nutrimento e compattezza, facendo ritrovare alla pelle un tocco morbido e vellutato. Contiene filtri SPF 15 per un'efficace protezione quotidiana dai raggi UV. Il burro di karité dona nutrimento e idratazione, contribuendo a favorire l'elasticità del cutanea. L'olio di mandorle, emolliente, nutriente e elasticizzante, ha proprietà antiossidanti. È una confezione da 50 ml. Eccola qua. L'agito perché dentro non so se si sente, c'è forse una pallina, qualcosa. È venuta via un pochino troppo, vediamo se riesco a spalmarla. Questa è la colorazione, ne prendo giusto un pochino lateralmente per farvi vedere l'effetto sulla mano, ma vi ripeto, ce l'ho anche sul... Ah no, forse riesco a spalmarla tutta. No. Va bene. Sto cercando, ne ho tirata fuori troppa, però diciamo che, ok, sono riuscita a spalmarla. Io purtroppo riesco a vedere, c'ho lo specchio alle vostre spalle, la differenza qui dove c'è il prodotto, qui dove non c'è, cioè vedo le vene più pronunciate e anche qui dove non ho messo la crema. Ha un buon profumo.
Allora, mi piace molto come effetto, idrata la pelle, uniforma piccole imperfezioni come possono essere lentiggini, le macchie non ce la può fare, però le lentiggini le minimizza, non le nasconde del tutto. A me mi piacciono un pochettino le lentiggini, non eccessive, però mi piace questo effetto che mi regala il sole di lentiggini, quindi riesce a uniformare bene l'incarnato, lo illumina perché comunque è un prodotto molto idratante e quindi lascia l'idratazione naturale della pelle, la lascia emergere bene. Mi sta piacendo molto, è una base leggera e facile da mettere. Io lo sto utilizzando sia di giorno che la sera perché non ho altri fondotinta al momento e non ho intenzione di prenderli perché mi sto trovando veramente benissimo con questo prodotto. Forse quando finirà questo prenderò un fondo, non lo so, chi lo può dire. Per il momento mi piace tantissimo, resiste tutta la giornata. Io a volte, se so che mi devo rimanere truccata per tutta la giornata, al di sotto vado a mettere anche il primer di Yves Rocher. Vi lascio la recensione giù nell'info box perché l'ho già recensito. Sarebbe questo prodotto primer illuminante e questo prodotto aiuta a far resistere di più il prodotto BB cream sulla pelle. Al momento non ho nessun spray fissante perché li ho finiti. Volevo passare da MAC per prendere uno dei loro, ora vediamo. Comunque, il prodotto è eccellente, veramente eccellente. Facciamo come quello di Sims, eccellente. Mi sta piacendo tantissimo. Ok, video dei prodotti recensiti di make up finisce qua. Io spero che queste recensioni ti siano state utili. Se ti sono state utili, ovviamente ti invito a mettere un pollice in su. Se non vuoi perdere i miei prossimi video, giù nell'info box trovi il tastino dell'iscrizione e anche qui nell'ultima schermata. Di nuovo, grazie per avermi aperta e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi, in gamba!